Ok. Non ha Stavo giocando con una detto, mano. signor. Tengo niño. Capirai? Non so più come si gioca. Ah, sì. E chi ha mai saputo giocare a Squid? Bene. Ottimo! Volevo far finta di. Buono! Che culo, ragazzi! Dippi Dai su. dippi 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 dippi. Allora, adesso faccio... devo essere rapidissimo a fare... però questo dove me l'azzicco? Nel culo, che palle! Che cade? Dove lo metto? Dov'è? Ah, fa ancora. Cade. Ciao, amore Nix. Cade, ciao, ciao. Amore Nix. Ciao, amore. Amore? Amore? More, lamponi. Questo non so dove cazzo metterlo. Ragazzi, no, non quello! Beh, ragazzi, io finisco così. Alice ha appena scoperto che il fulmine elimina l'ultimo blocco inserito. Ma porca miseria! L'avevo appena toccato quell'altro. No. Mamma mia, lampona! Nonostante lei... Mirtilli? Ma Mirtilli ha tutto... dite, Ah, Marco, more, di qual è l'ordine? ok. Aggiusta, siamo io, Ran, Mase e Shkwe. Quindi vedrete una... Se volete vedere una partita bella, guardate la metà sinistra dello schermo. Se volete vedere cazzate, vedete la schermata destra dello Ma schermo. tanto ne faccio tante anche io, Mase, No. tranquillo. E poi poi se vince, giuro, bestemmio in live. Veramente. No, dai, non farlo, Quindi No, dai, non lo faccio farlo. talmente forte che mi Mase. sento anche nella live a fianco. No, dai, Mase, pensavo che ci siamo andati a fianco. Ciao, Non lo signori so. della live a fianco. Della Ciao, Non andate a benvenuti vedere anche la live voi. a fianco, però vedete la nostra, dai. Ho capito della leva. Della leva? Qua ci siamo Perché messi questo sul pezzo del gioco. cazzo? Ma ti Mamma mia, sembra? per paura. Da Sbagliare un che calcio di Marco, ma rigoni. perché vai così veloce? Che Ma siete voi che andate veloci tutti Ma quanti! no, è Marco che corre, sto stro... Scusa, Ran, il gioco me lo fa. E poi mi fa fare... la Christine merda. Bomb? Marco, no! Scusa, Ran, Sì, ho fatto fare... Christine Scusa, Alice, ho Bomb. fatto fare la merda a Ran. Christine Bomb. Mase? Christine Mannaggia al demonio! Di pochissimo, Ran. No, dai, Sì, no, ma no, sono basta, vicino! no! Aia, Ma che se mi ha fatto male! cacare che Cristino che ha fatto! L'altra leva! Grazie a Ketty! Abbassa un filo la squa. Ci provo velocemente. No, no, non la abbassare. Tienila altissima per tutta la live. No! Porco di quel demonio! Allontano il microfono, scusa. Meno male che parlo. Che male E fisiologico. parlo molto piano, però sussurrato tutto così. Scusi, Poi. ASMR, vabbè, ma faremo un botto di scherzo. È diventata una live È porno. E diventata vabbè, la ci live abbiamo provato, bianca, abbiamo reso 4 praticamente. mesi così. Scusate, Che ragazzi. culo! Ali mi ha fatto... Ah, Marco! mannaggia al demonio! Come cazzo fai a essere già 19? Andate un po' più piano, per favore, ragazzi. Io non mi sto dietro. Non Per posso, sono uno favore. stronzo, Non mi far corre! dire cose, Alice. Corre merda, sto pezzo. Stavo pure Stronzo, perdere del corre! tempo. Oh, bravissimo! Vi Dammi prego, sto amici, cuorcicino. smettetela di correre. Vi prego, Dammi amici. tuo amore, non chiedermi Per niente. Marco che corre! Favore, per favore, Io per sto perdendo un botto di tempo, favore. anche tu, Perché questa via. torre è come le mie relazioni sentimentali? Durano per un po' e non arrivano al secondo anno, Che cosa triste. Sì, Vaffanculo, però. Marco, Sì, però. Io va! adesso, Ciao, ditemi come Artyom! riesco a tenere una voce calma e tranquilla quando Marco mi fa incazzare. Beh, pure Cioè, Ran ha io fatto sono a zero, in zero. verità. Perché ti ho fatto incazzare, scusa? Cioè, pure Ran le ha fatte tutte i Perché pezzi. corri come un dannato, io È non... così che funziona questa sfida, Alice, mi No, non è dispiace. vero, non è così che Scusa. funziona, no. Ma dai, ma come si può cominciare con la Ok, fase? E io È non un l'ho dito, è un dito, fatto, è non mi un dito, è un dito! sovrano. Vabbè, dai, diciamo... Alice, guarda adesso cosa succede. Guarda, questa è la mia prima scomunica in live. E No, ce la invece fai, ce no. la fai. E Sì. invece no. Attenzione. Sì. Quasi pisellabile questa cosa. Io ci Da quant'è che non provo. sono più pisellabile all'interno? No, cade tutto. Faccio Com'è che ti senti tu, scusa, Marco, Da quant'è che pisellabile? non sentivo il termine pisellabile? Non mi sento io pisellabile, scusa. Marco, se ti senti pisellabile, buon per te. Sintomo di autostima.
appunto per questo non mi ci sento. Marco, pratichi regolare autoerotismo? Mamma mia, davanti allo specchio! Pensavo davanti allo spettro. Cosa significherà davanti allo spettro? Non ha senso. Ragazzi, non ha senso. Questi giorni la stiamo un po' perdendo, vista lessico grammaticale. Niente. Non so dove piazzarlo. Però guarda come è entrato bello tranquillo, proprio come un salame in una galleria. Così è, ragazzi. Scusate, non so se lo vedete ancora. Lo spettro dell'obiettivo? Sì, io non so minimamente chi l'ha vinta. No, Squawk, che potere avresti usato? Ma che cosa? Alice, abbiamo fatto per un blocco. Marco ci ha battuto. Sì. E Marco è un grandissimo pezzo di merda. Bastardo rotto nel deretano. Ma allora? Un grandissimo pezzo di merda. No, il problema di Marco è che lui vince facile su quelli facili. E sono perché tu Noran. Noran, infatti, perché tu sei proprio a zero, è vero, Ran, eh? Il bue che dice così. Ci cornuto all'asino. Ah! Cazzo. Quanta verità. Sono facili. Mi hai ninjato la frase. Ma venissero fuori quelli difficili subito. Vediamo chi vince. Ran, allora. Allora. No, dai, divertitevi. Ma vaffanculo. Perché Marco l'ho distrutto, vedi Marco? Ho fatto benissimo, Marco. Me lo girate di nuovo per cortesia, grazie. Io ho avuto il culo che era in quadrato. Metterlo, quindi lo metto qui e vaffanculo. Te pareva. Faccio una volta una cosa di cattiva Tricky Towers, una cosa, e ovviamente sulla run non funziona. Cosa hai fatto? Ah, hai fatto il coso. Cade! A me è caduta, a me è caduta. Ho visto un pezzo di dorme iniziare a ruotare di... dai che si ripete la situazione. Vai con sto pisellometro, vai. Che cosa cazzo ho fatto? Avete veramente rotto il cazzo. Ma mi serviva un'altra roba. Ragazzi, è la mia fine. Oh. Devi oscillare. Penso di aver sbagliato qualcosa. Dai, mettila di oscillare. Penso di aver sbagliato qualcosa. Anche la mia oscilla. Oh, reset. Dai, amici, sta per arrivare un reset, ragazzi. Ve lo dico. Ok, da un po' mi cade tutto. Hai detto Alice o hai detto amici? Amici. Alice, guarda, io adesso cade talmente tanta roba che finisce sulla tua torre, guarda. Ma adesso hai detto Alice? Sì, adesso ho detto Alice. Ah, ok. Eccolo! Capisco cazzo. Cade! No, ma vaffanculo, Marco! Hai visto che culo, Ran? Ma vaffanculo! Vabbè, io ogni volta dico, e io riparto da qui. Entro, faccio una bella partita, cerco di divertirmi con i miei amici. Poi mi ricordo che Tricky Towers l'ha fatto il demonio. Ciao Nen. Ciao. No, mi sta vincendo Marco. Grazie Artyom. Mi sta vincendo tutte. Ti rendi conto? Marco, porca di quella puttana però. Perché ho sberato sul cazzo di Spiro, te lo dico anche sottovoce. E ma se non sono capace a giocare a Spyro, allora. Guarda che difficile. Mo devi fare Crash Bandicoot. Poi puoi parlare. No, ma se devo fare. Schifo devi fare, Marco. Ma mannaggia al cazzo. Di più, Marco. Di più. La prossima live, chiamala Sali e Torri. Perché il sale ce lo metto io, non ti preoccupare. Soldi puttana la vita la run pensavo che dicessi run no, run okay. Marco devi stare calmo con quei pezzi. ma porca troia, chi è stato? Mase? Ecco, pure tu adesso. Non posso più fidarmi di nessuno. Squeezy, però vedi quel pisellone come sta bello inserito in mezzo agli altri pezzi. No, vero, è tutto dritto. Come è tutto dice? Dritto, Ma va, vedi, solo io so come fartelo venire duro. Questo potrebbe essere un problema. Beh, dipende dalle situazioni. Troppo veloce. Sono triste. Sto tenendo più o meno il ritmo di Marco. Poi perché? Perché io sono proprio quel figlio che avrebbe dovuto essere un aborto, no? Io sono veramente la prova del proscelta. Guarda lì che cazzo ho fatto.
sono pro scelta, sì. Io sono la dimostrazione pro scelta, cazzo. Ma cosa vuol dire che i pezzi sono questi? No, lasciatemi stare, vi prego, vi prego. Ok. Sì, enorme. Pum. Ops, scusate. Ci giuro che non avevo intenzione. Però adesso è troppo veloce. Marco, porca troia, però. 2M18, sì. Vedi Alice, però non stai a zero, guarda il lato positivo. Sì, Maran, io oggi ho fatto un post Instagram dicendo che tu avresti arato il culo di tutti. Perché non lo stai facendo? Cioè, Marco guarda... non è arrivato secondo. Marco non è mai arrivato secondo. No, Marco è troppo forte. Sì, ma vabbè, ha avuto culo, come dice giustamente io, Marco. Io mi prenderei una piccola Alice? Vendetta la prossima live che facciamo. Alice? Facciamo una 2 contro 2 a League of Legends. Facciamo gli esquisi contro Marco e Ran. No, io con Marco. Vabbè. Ma perché doveva essere arato così tanto, scusa? Io non ci gioco con Marco. No, no, no. Come non ci gioco con Marco? No. Marco, nessuno ti vuole. Non lo so, Alice, sono talmente tanto scarsa a LOL. Beh, vediamo anche Luca, che tanto quello non serve. Ecco, allora Luca sì, ma non perché sia meglio di Marco a livello di gioco, non so se c'è quello. È che sennò poi Marco si arrabbia se io faccio male, mentre Luca... No, la pioggia no, la pioggia no. Con me, non con gli altri. La pioggia no. Beh, no. Perché sono io quello scarso a LOL. Così l'hai tirato tantissimo Rano con quel post Instagram. Ascolta, Darko Marco, però, tirata, cosa vuol dire? È da mo' che diciamo che lei è forte e la vince, cioè, vince lo stesso. Non è colpa mia. Lei sta facendo una cosa. Ragazzi, allora, perché qualcuno è diventa bravissimo in una categoria, diventa tipo il più forte di tutti, si sacrifica e fa tanto? Per le scommesse. Lei adesso sta facendo in modo che i bookmakers la rivalutino un po' di più, così scommette su... Mi sembra corretto. Per il suo grande ritorno. E lei è furba, la esatto. Una grandissima imprenditrice. Sì, di se stessa. Sì. Ah, ma c'è vento, mannaggia al cazzo. Ovviamente. Don Chisciotte! D'Artagnan! D'Artagnan! Puttana la vita! Basta, basta però, Adesso... No, la bolla di papale! No, Marco. Perché D'Artagnan? Prenditela tutta, la bolla. Non te la ricordi, l'avete l'altra volta, Ran? Che ho detto D'Artagnan invece di... Cosa cazzo è successo? Non me la ricordavo più, sai. Ragazzi, ma io non sono D'Artagnan contro i mulini a vento. E Marco, ma quello che è Don Quixote? Cazzo! Sorry, me l'ho pigliato! Vaffanculo! Questa non è la prima, questa è una bugia. Attenzione. Non vi ho mandato il brutto perché mi serviva il bello. Come, scusa? Comunque, ragazzi, vi anticipo che sulla piattaforma Russo verrà fatto un voto per il ban di Marco. Ma sono quarto. Con no per votare sì e sì per votare no. Deve sì per votare sì, scusa. E anche il forse poi ci mettiamo perché siamo... Perché? Cosa? Cosa è successo? Ho l'allergia a questi giochi di merda. Sono allergico alle cazzate, quello è il problema. Ai giochi di merda. Vi do una maledizione casuale, non so neanche che cos'è. Ok. Vaffanculo, no, si è infilato bene, Mase. Marco! Marco, vaffanculo! E gioco io, dai, con Marco all'ollo, così diventiamo ancora più scarsi, dai, Darko. Minchia, Marco e Marco! Doppio Marco! Il double mark. Ma io l'ho faccio davvero, davvero, davvero tanto schifo. Sulla piattaforma Russo verrà anche stabilito il voto per mutare definitivamente Ram. Il problema è che anche io faccio schifo e Mase che è bravo. Io sono stata fortunata che Mase mi abbia scelto come compagno. Cos'è? È quello rapido, ovviamente. Lui ne ha già messi tre! Ne ha già messi niente, tre. Mase è stato Ran che... Cioè, Ran ti ha urlato sopra. Sì, me ne sono accorto, infatti mi sono azzittito. Scusate. Comunque, prima che i poteri forti mi impedissero di parlare, volevo dire che la scelta viene facile, dato che stiamo condividendo un sì tale nefasto destino su questo gioco del cazzo. Con questo linguaggio poetico e erudito possiamo dire addio alla nostra sanità mentale. Minchia, so per tirarci un bestemmione molto erudito. Merda. Riferendomi ai calzari, molto semplice, che utilizza un famoso personaggio biblico vissuto per 33 anni circa. Ti riferisci ai calzari e ai sandali? Marco, i sandali, no, esatto. È impossibile, esatto. È impossibile. Sì. Sandali. Quello ha già finito come catanazze. Ma tu puoi essere più veloce puoi essere veloce quanto a Trichitaver, quanto lo sei quanto fai sesso. Ma insomma, se la fai sempre questa battuta.
E lo so, ma perché è la verità, cazzo. Dai, su. Devi diventare più veloce. Vi prego, scarichiamo addosso a Marco la merda della merda che ci capita addosso. No, perché poi Marco poi muore e ci rimane sulla coscienza. Ma che cazzo di senso c'ha avere il pirellino qui? Ragazzi, sì, ragazzi, ecco 4 diventi che non sono capace. Questo me lo metto nel culo, questo me lo metto in bocca. Questo me lo metto nell'orecchio. Questo me lo metto qui. Non capisco il motivo perché a volte i pezzi e cade tutto perché io che ho già perso. Ho finito i buchi, amici. Già, per questo esistono persone di immenso. No, ma perché? E si pensa come dado che per il bene della sua sanità lo ha disinstallato. Il bene della sua sanità. Ci provo. Marco, non ti è uscito la zic? No. Bellissimo il bene della sua sanità. Il bene della sua sanità. Vabbè, succede a tutti. Cioè, io ho piazzato 6 pezzi. Beh, squisi, io ne ho piazzati 5. No, 6 anch'io. Yes. Un secondo. Ma il comune mezzo gaudio. Oh, mamma mia. Porca troia. Ci dividiamo. Ci dividiamo la mollezza. Mi è rimasta una buccia di banana. Falla in due. Dai, dai, la base è squisita. Ma dai, come te ne fanno? Ma sì. È troppo veloce quell'uomo. Ma faccio il grissino. Mi dispiace per chi mi capita contro a LOL dopo questa live, eh? Perché me lo mangio. Se me lo mangio. faccio disinstallare anche la madre. Me la mangio, me la mangio. Guarda che a Marco manca pochissimo per disinstallare LOL, ma proprio poco. Ma mica mi capita contro, Marco mi capita contro. Contro mi capiterà un uomo, un qualsiasi individuo che magari vuole soltanto farsi una partita, un gioco con gli amici. E invece distruggerà il suo computer e la sua famiglia. Quanto. Scrivendo poi una lettera. Ha ragione la televisione, sono i videogiochi che mi hanno portato che a questa violenza. Violenti. Che cosa Marco, cazzo ho fatto? Tronzo di Marco, aspetta, sto facendo una bella cosa, capito, lasciamela fare. Lasciamela fare. Cioè, Marco sta distruggendo questa partita, è impressionante. No, sono la seconda. Alice. No, amore, Alice. Non so. Aiuto. Dabbi, quanto... Per una cazzo di volta che stavo facendo una torre decente. Alice. Porca puttana. Potevo essere anche felice nel mio operato. No. Finisce arriva il tutorial Marco. Su come respirare. Venite domani per scoprire come deglutire. Ci sono le respirazioni da. Come andare in iperventilazione. Mamma mia, prendete una busta di carta. Iniziate a fare come scelta. Soffocatevi da soli. Che tanto, sempre allora, meglio che giocare. Allora, prendete una busta di plastica. Tipo quella che vostra madre usa per fare la spesa. Esatto. Proprio quelle. Così quella stronza dovrà anche andare a prendere una nuova busta. No, cazzo, dovevo usare. Oh! Anche te, Run. Come, scusa? Non vedi anche io ho capito entrambi. Che doveva ecco. Fare Run. Vabbè, io tu lui volevi usare gli scheletri. Sì. Bastarda. Invece ho letteralmente sbagliato. Bastarda, nana malefica proprio. Io sono una nana paladina. Eh sì, paladina di sto cazzo. E se non ci fossi stata io nel mio party? Il druido e il bardo? Che avrebbero fatti? Ma porto. Fatti, Simbalar. Neanche... Ah! E fatti non foste per vivere come bruti, ma per inseguire virtute e canascenza. E porco il... Marco, vaffanculo, Marco. Che quello che stai avanti a me? Volevi gli scheletri? Eccoti gli scheletri. No, cazzo! Arca troia, me l'hanno fatto perdere lo stesso. Sono morta. Quanti pezzi bloccati però, dai. Per favore, Ran, aralo male. Per favore. In nome di tutti. In nome di tutti. Ma non dovevi usare i fantasmini. Ma lui è avanti di uno, sto stronzo. Porca puttana, Marco. L'ha detto come me, cheat, o sbaglio? Cheat è una... L'ha detto come me. Adesso godo se arriva secondo, perché la Ran e io anche avevano 8 pezzi. No, sono vincitore, no, adesso. No. No. Alice, se bestemmite la perdono.
Tato, devi perdonare la volta in cui bestemmiamo. Ma cos'è? Poi lo clippiamo e lo mettiamo su una, su una, tipo, pannelli pubblicitari giganti di Las Vegas. Cioè, e che cazzo? Ma uno cosa deve fare della sua vita? Scusatemi. Io, okay, cioè... Faccio come Marco. Cioè, io perché sono nato? Cioè... Ovviamente io ho sbagliato. Perché lui viene perfetto a me, no? No, no! Ho sbagliato, non vinciato! No! Spero vi cada tutto. Alice, che cazzo hai fatto? Masi, che brutta idea. Okay. Marco, devi stare muto? Devi tacere! Masi? Quanto? Ragazzi, io ho finito la mia torre. Scusi, guarda la mia. Ma se vuoi finire dopo ti conviene. Non dovete rompere il cazzo, dovete stare zitti. Muti tu. Lascia perdere, perché da pomeriggio che Twitch mi dimezza le frasi a caso. Pensavo di avere problemi in testa, mi dà problemi solo qui. E niente, cioè Twitch culo. Sempre cazzi, sono ultimo. L'ultimo è il cantante, insomma. Ma fammi. Fateci caso, siamo entrambi di Roma. Bravo. Nessuno ci ha visto nella stessa stanza. Questa bravo, è l'abilità. Questa sì, è l'abilità. Tu mi hai vendicato. Questa è l'abilità. Andatevene a fanculo. Allora, voglio bene. Mi sto facendo il cuoricino. Quanto anche alta? Se la webcam è spenta. Me la mangio, me la mangio. A colazione, colazione. Insieme alle lacrime dei newbie. Cos? Non sono così stronzo, dai. Ma io mica dico le tue lacrime, dico le lacrime di Rubicazzo. Di Rubicazzo? Cos'è che... Rubicazzo, sì, sì. Non è il rubino, ma è un pisello. È il Rubicazzo. Ma perché i quadrati? Ma quanto danno fastidio i quadrati? Beh, come si dice, quando uno, ragazzi, quando uno poi è un po' tarato, scusi, così, cioè, che è quadrato, capito? Quando uno è quadrato, non è mai... Fastidio quadrati. Mamma mia. Ragazzi, ho cercato di girare il quadrato, sappiatelo. Marco, ci sei uscito? No. Cioè, la testa non ha cambiato nulla. Vabbè, che vuol dire? Però ci sei riuscito, l'importante è quello. Ah, ho sbagliato la vita. Pam. Un altro andiamo avanti così. Living on the edge. Oh, gonna halfway day. Che culo! Yes! Sì, fatevi un paio di giri, va. Ma non mi ha girato. Io, minchia, quando lo faccio, run, quanto godo. Ragazzi, così è vinto voi, ve lo dico. Qui sì, nessuno meglio di te stesso può toccarti. È vero? Yeah! Non ho capito. L'ho giocato davvero male. Che cazzo ho fatto? Più che altro, se non puoi tu fare sesso con te stesso, perché mai dovrebbero gli altri? E questa è un'altra grande verità. Questa è un'altra grande verità. Ho sbagliato. Ma cos'è? Ma perché? Dai, un po' se più stronzi. Dai, un po' più stronzi in culo. Ghiacciate e ruotato, niente, non so. Almeno offritemela una cena prima di infilarmi un cazzo nel culo, però, Il ruotato l'ho mandato io, il ghiaccio no. Aspetta, sbrigati, Ran, a vincere. Guarda, Ran, io me ne vanterei proprio tanto. Allora? Io mi prenderei anche per cose che non ho lanciato, sì. Ah, no? Brava, okay. Belin! Non la facevo più, guarda. Necronomicon! Sono seconda, ma sono seconda. Oh, ci sta buono! Ciao, ti ho detto. Ciao, papà! Ilaria, ho fame. Innanzitutto non chiamarmi col nome intero, che mi fa senso. Primo. Perché ti fa senso? Ilaria, spiegami un po' Ilaria. Qual è il problema, Ilaria, se non ti chiama Ilaria? No, a me dà fastidio non che la gente mi chiami Ilaria, a me dà fastidio che gli amici mi chiamino Ilaria. Posso interrompere un attimo per dire che è un gioco di merda e sono felice di non star partecipando? Dado, sono ben nota questa cosa qui, però vorrei farti notare che nel programma anti-suicidati dovrebbero mettere di disinstallare questo gioco. Ma infatti l'ho fatto da tempo, ma... Lei è Dado, un saggio. La prossima volta... Ficcati un dito sopra il sedere. No, me lo ficco io piuttosto di giocare a questo gioco di merda. Insomma, dico io piuttosto che farmi un ficco e filare da Dado. Marco. No, Marco. Marco, io non ho capito. Marco è così. Ma come la spieghi un attimo? No, ma perché? No, scusa, allora non me la spiegare.
Ragazzi, io vi lascio questo magnifico ragazzi, gioco. Game of the ma tua madre, Satana. Ragazzi, a 50 pezzi io sono morta, non vorrei dire. Scusi, io ne ho sbagliati 3 di fila. Niente, ragazzi, ha vinto Run. Oh, ho vinto. Cosa, cioè, cosa dice, pensavi? Avevi paura che te l'avessi tirata? Avevi paura che te l'avessi tirata? Non sono serio. Ma poi, quella cosa bella è che lo dice pure. Ma comunque a me la vittoria, anche se ho perso. Guardate, questo dove città, è l'oro. Questo città. Solo io posso chiamarla Ilaria. È vero, a me solo di Sara non dà fastidio quando mi chiami Ilaria. Però, dicevo, a me dà fastidio che mi chiamino col nome intero gli amici, perché mi sa di qualcosa di distante. No, Ilaria, ma che dici? Ma Ilaria, ma tu sei distante da me, tu abiti in Colonia. A furia di cantare me la mangio, mi è venuto di mangiare mele, domani vedrò lo stesso il medico. Quindi è una bugia che la mela toglie il medico di torno. Beh no, dovresti mangiarla domani. Grazie, Abba. Comunque, adesso guardate come vince di nuovo con lo stronzo di Marco, perché va veloce. A me fa piacere, Squisi, come Run non abbia messo in questione che potremmo vincere noi. Niente, ma Mase, tanto noi siamo i soliti sfigati di merda, quindi ce ne siamo nel nostro angolino tranquillamente, prima o poi risorgeremo. Siamo stronzi che tipo invitano alle feste per fare numero. Oh, Anto, mica sì, vieni, che così sì, con sì. 8 ci fanno lo sconto comitiva. Ma ora che, guardate ragazzi, questo è bullismo, cioè non prendete esempio da Ilaria per questo bullismo psicologico e... Ragazzi, questo non è bullismo, questo è abuso di una persona. Addirittura, esatto. Mi pare... Certo. Ah, come crolla! Cioè, scusa, ma Ilaria, cioè, lo dici tu se tu mi hai abusato o meno? Lo dirà la vittima, no? Ilaria, il bullista non... Il bullista? Il bullista... Dai, Rami, siamo in due. Il bullo non dirà mai che è un bullo. Il bullista. Il bullista. Guarda, guarda la torre come si sta aprendo. Guarda là, e vaffanculo a mammeta. Quel pezzo non si toglierà mai dei coglioni, ragazzi. Ma no, ragazzi, cos'è stata? Una forza sovraumana a far cadere la mia torre, perché non ha senso. Sì, si chiamano programmatori, hanno segnato i nostri nickname e dicono loro non possono vincere. Tieniti su, bastarda! Mase! Sì! Mase, sì! Questi primi e secondi, vaffanculo! Porca puttana! Ragazzi, hashtag il bullista, cazzo! Mamma mia! È un giorno bellissimo. È un giorno meraviglioso. Fate uno screen di questa cosa. Non una clip, uno screen. Bravi. Brucio la laurea e ci metto quello. Acchetti, sì, sono... Tutti bravi. Va bene. No, Ran, adesso ormai tu rimani la bulla e la bulla rimani. La bulla fai la chiedere, bulla, scusa. Almeno per un'ora falla. Ma io non sono la bulla, io sono... Alice, ti passo del brufen, sì, grazie, ti prego, tanto. Troppo poco, voglio qualcosa di più forte. Ne ho da 20. Allora antidolorifici da cavallo, dai, ve li spaccio. Beh, perché ormai l'ibuprofene lo uso per farmici le camomille. Beh, cosa i cavalli? Oh, cazzo, questo pezzo su cosa si legge? Ma guarda, io cresco male. Come il PIL dell'Italia, cazzo. Non è possibile che ogni volta che gioco a sto gioco di merda devo fare riferimenti alla politica italiana, eh. Non è possibile. Io sono a un cuore, sto perdendo male. Vabbè. Sono molto lento io, ragazzi. Beh, vaffanculo, Marco, di me. Ma lento chi? Dove? Che a me la visuale mi sta continuando. Un'altra volta per dirvi che avevo la live indietro di circa 10 minuti. Io mi sono sentito adesso. E che figura, niente. Ciao. No, scusa, ciao. Lorenzo, che ero concentratissimo. Ciao. Sono arrivata terza. Non sta andando molto bene questa. Niente, ormai io questa partita mi impegnerò per vincerla, cazzo. Vai, Mase. Per noi, gli outsiders pizza di questo gioco. Poi vai. Vai. Vendicaci. Vendici. 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 No, non vendermi. Marco l'ha messo lì, io lo metto lì. Gli faccio vedere chi comanda in questo gioco del cazzo. È diventato Luca Bizzarri in camera caffè. Che bello che era. Mamma mia, sì. Non so dove mettere questo pezzo, aiuto. Vabbè, non importa. Adesso lo cancello. Ma io posso cancellare un pezzo? Che cazzo è figa, come sono morto stupido.
Cos'è successo? Come sono morto male. No, Alice! Adesso lo rifaccio però meglio. Quanto sono stato stupido a fare quella cosa, guarda. Dai, lascio il buchino lì perché so che lì poi... E vabbè. No. Non so dove metterli. Vabbè, mettiamo qua così. È finito, scusa. Mamma mia, che cosa di merda. Ma se è andato via, credo. Ma che cazzo di sfiga ho avuto io, guarda. Ciao Pino. 20. Pure 13, Sant'Antonio. Pure 13 ti ha fatto. Dai, siamo pari. Mamma mia. Ma si è fatto. Pino mi ha messo in difficoltà. Dai, siamo tutti lì. Forse. Forse no. Io in questo momento mi pento di essere stato quasi un galantuomo durante la live di Worms. Ma stai zitto, ma questa stronza sta veramente dicendo quello che sta dicendo. Sta dicendo. Attenzione. Mi sono fatto un round intero combattendo solo con il cazzo di bazooka. Solo con il cazzo? Madonna, Mase, complimenti. Ma io l'ho sempre detto che Tricky è l'unico gioco in cui sono decente. Poi questo è storia. Sì, vabbè, un po' più grande, dai. Non ci passa, un po' più grande. È caduto. Non so che cosa quanta... Beh, qui ci sono certe grandezze che anche la donna più brava non può gestire. No, più che altro sarebbe brutto perché significa che... Senti! No, merda. Avete rotto il cazzo. Porca troia. Ragazzi, per me la live può finire qua. Io sono arrivato, ragazzi. No, mi è cascato un pezzo. Che bella che è la vita. È arrivato. Ho venuto. Sono giunto al termine. Guarda, sì, io questi cazzo di pezzi messi a cazzo di cane. No. Sono forte dove? Ma se ti ho appena agevolato. No, non è vero. Scusa. Alice ha distrutto sogni e speranze. Tutti in una bolla. Cioè, ragazzi, la mia torre è andata a puttane totalmente. Non è possibile. Dalle urla di mio fratello posso dedurre che la Juventus ha segnato. Sì, vabbè, dall'altra parte è caduto. Sono urli di gioia o di tristezza? Ragazzi, per favore, finite questa agonia. No. Finite questo scempio, no, perché... No, secondo! Yes! Che palle! Ho vinto! Guardate con che pianoforte è messo in che posizione. Non vuol dire nulla. Palle. Sorella morte a fianco, ma io resisto. Bravo. Per giocare a Tricky con noi. Sì. Mamma mia, che culo. Ma poi i brocchi vinceranno. Ma perché cazzo io devo iniziare col cubo? Porca di quella troia. Col culo. Tutti uguali. Ma magari. Ma non è vero. A cominciare col culo si va sempre bene, Ran. Mamma, che bella cosa. Dai. Credo si finisce col culo. Se inizi col culo, chissà poi dove finisci. Un bel boost iniziale. Minchia. Cambia un po' le prospettive, in verità. Lì poi si improvvisa, interessante. Potremmo fare un simposio su questa cosa. Sì. Non mancate ai simposi degli unicorni. No. Ah, oh, perfetto. Volevo girarlo questo. Io stavo pensando. È Dino l'animale. Sì. Mamma mia, Ran. Con ecco le cui qua. Pelli io ci vado a pulire i parabrezza. Io lo guardo della chitarra. No, il cubo no! Ragazzi, stiamo a Milano, vedete? Così vi abituate. Che cosa? Ah, ecco, dicevo. Ah! Ok, fatto. Dov'è la nebbia che avevo ordinato? Niente, ho perso, vaffanculo. Oddio, sono più in alto della Ran. Ma squisi, qua è la sopravvivenza, non è qui si mi affido.
Vaffanculo. Sì, dai qualcun altro. Qualcuno può clippare questo mezzo video? Quindi mi affido a te e muore. La tua è cosciente a zero. Dai, ma se sono arrivata a seconda. Bravissimo. Non ho tutte queste capacità io. Bravissimo, Squee. Dai, Squee. Cazzo, ce la possiamo fare. Lore Abba, sì, sono d'accordissimo. Io preferisco il culo. Ma anch'io tutta la vita è il culo. Perché è calato questo silenzio imbarazzante? Ho detto qualcosa in spagnolo. Sono un attimino concentrata perché questo... Così. Se poi faccio così... Poi faccio così. Anche questo non deve cadere. Ok, fatto. Ma perché questi pezzi del cazzo? Siete persone da gusti raffinati. Mamma mia! Dado, quello che ho detto. Ci provo. Io lascio i buchi, non so per quale motivo, non è colpa va mia. Bene così. Lascio i buchi. No. Lasci. Non si reggeranno mai i pezzi lì. A me piace definirmi, Lore, a me piace definirmi persona amante delle cose belle. No, Rani, figlio. A meno che non la zicchia, No, mamma mia. Ma se ce la giochiamo, eh? Ecco fatto, ma o pareggiamo vincere di uno, guarda. Scusa, siamo entrambi i terzi, dai. Marco, ti rendi conto che tu hai mezza, oltre la metà della cosa riempita? Sei io no. Pronto il Vaticano? Salve, vorrei costituirmi. Sì, qua c'era ancora più concentrazione. No. Esatto, sì, perfetto, la ringrazio. Ah, vengono le guardie svizzere a prendermi? Ma lei è troppo gentile. Bastardo il suo capo. Arrivederci. Mase. Arrivederci. Sì. Mase. Sto parlando con un cardinale. Quindi il capo è il papa. Fino a prova. Imparate un po' di ecclesiasti. Un po' di cultura ecclesiastica. Ma fatevela. Mase, Mase. Capre. Mase. Sì, Marco. Marco. Mase detto anche il sommelier dei culi. Sì. Mamma mia. Vengo lì col baffetto. Scusate, visto che Mase l'ha citato, vorrei fargli una domanda. Dimmi. Quanto è alto il Papa? È circa 1,76. Grazie Mase, mi raccomando, stai fuori da queste cose brutte. Come io ci entro prendo fuoco, quindi è voglia che non ci sono. E queste cose che ti avvicinano comunque sia a Satana. No, no, io credo solo in Geova. Sto sbagliando. Ah, addirittura? Ho qui un libro con 500 cose che a Geova piace e 1500 che a Geova non piacciono. Tra queste 500 cose c'è anche questo libro, quindi sono molto contento di acquisto. No, non girarti! Marco, cercando se le cose che a Geova piacciono. Non lo so, non ci sono arrivato ancora a quel capitolo. Marco, secondo te piace a Geova? No, un attimo che... Oh, cazzo. Cosa cazzo sta succedendo alla mia torre? Penso di aver sbagliato tutto qualcosa. Niente, Dado, è troppo concentrato. Marco è focussatissimo. Perché me lo so che devo salire in questa cosa. Marco, concentrati sulle ranked! Andate tutti a fare in culo, però, eh. Andate tutti... Bostardi! Mado! Dai, Alice, te la perdono, se la finite. Adesso mi metto anche nel best, qua. Porca puttana, guarda come si è messo quel cazzo di culo di merda! Porca troia! Porca troia! Ma per un attimo il vento è stato più forte, non ho capito. No, era il Papa. No, era il Papa. Ma è al 1,76 il Papa. Guardati il... Ciao, Mone! Benvenuto! Mone, benvenuto. Abbiamo letto, ma era un momento molto concitato della partita. Era il momento in cui io mi sta venduto la mia anima al Signor Oscuro. A fondo. E iniziamo con un bel cubo. Mentre la respiro di Alice. Qui il cubo è easy peasy. Si mette in mezzo e
Easy peasy lemon squeezy. Sapete che mi sento sempre presa in basta, basta, basta. Madonna. Cazzo, dritto. Ragazzi, vado a sbattere il fallo sul tavolo perché ha segnato l'Atletico dopo. Vai, vai, okay. Battilo fortissimo anche per me. Atletico Madrid. Ti prego, sì. No, 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 per favore. Ok. Che esiste l'Atletico Bilbao? Ma vaffanculo, quanti cazzo ce n'è? Ah, ve l'ho portato io a Mone, solo gente top. A 5 ti diamo uno sconto del 10%, Nemi. Ma grandissimo. Metti l'anima così alla Signore Oscuro, ma non ho comprato nulla, Darkmark, ma mettiti in fila. Signore Oscuro. Culo a C, quello che si chiama culo a C. Culo a C, non culo a C. No, no, culo a C. Culo a C. È troppo veloce per i miei neuroni. No! Che Amon? Vabbè. Grandissimo, sì, certo. Col follow Amon. E siamo a 163. Sì, dai. Sì, dai. Dai, ancora. Ancora. Non mi basta così. Dai, ancora. Vaffanculo. 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 Mi calza bene. Siamo entrambi a 3 alla fine. Questa è appena arrivata a 2. Era vinto. Ho vinto. Grazie Amone. Aspetta, devo fare una cosa molto velocemente. Porca di quella. Cioè mettere l'alert sopra. Non sono scemo. Posso dirvi che nell'anno 163 il numero dei nostri follower, Marco Strazio Prisco, distrugge la città armena di Artasa. Li ha dati a te, non li ha dati a me, brutto stronzo. Quest'uomo citta, cazzo. Io sono la persona che... Se Marco vince perché gli ha dato tre punti a cazzo, io quitto la vita. Ti suicidi? No, platonicamente quitto la vita. Ah, platonicamente, ok. Allora vabbè, dai. Credo di aver fatto una merita cazzata. Però va. Lo sapevo che sarebbe successo. Del cheat. E vaffanculo, andata di merda. Quella di Squeezie è un'opera d'arte moderna, è bellissima. Basta, come stia reggendo. Inserisci un altro fallo là dentro, succede come con Cicciolina e sono 17 punti. Però di zucca. Sì. Sì, aveva questo cade? Il non lo so, vediamo un po'. Oh, oddio, che Madonna. Bello. Non lo farei io se fossi in te. Sì. Regge tutto, regge tutto. No! No! No, dove? No. Alice, io ripeto quello che ho detto prima. Vedi? Scusami, si sta reggendo su quali basi? Grazie, Dado. Cioè... No, 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 no. Oddio. Che culo, Squeezy. Questo lo mettiamo qui? Qui. A sinistra, dai, tutto a sinistra, lì, ok? Scendi. Allora, ragazzi... No, 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 dai. Io non so chi ha vinto tra me e Alice. Terza. Di uno, ma vaffanculo, sì. Ma vaffanculo, Marco, porca puttana, vaffanculo. Devi metterlo lì. Bastardo. Comunque dice Darkmark. No, Arteom dice, Marco, siccome il governo e fa Darkmark, effettivamente Mas ne parla sempre della vita di Trighi, quindi è possibile. Anche a me pensavo per lo più un ladro. Giusto, sono solo giusto. Con le intenzioni. Ragazzi, a quanto la facciamo l'ultima? A 12? Perché non fate una sfida tra titani, tipo cerchietto versus run? No, sì. Perché sei uscito? Aspetta, non lo so, mi esce da sola. No, mi esce da sola. Sono uscito io. Perché dobbiamo comunque cambiare la grandezza del coso. Ma se sì. Vuoi praticamente dire che non vuoi giocare te? No, vuoi praticamente dire che hai fatto una bella sfida incredibile. E... Ma sì, dai, facciamo sta flash che vi spacco il culo.
La facciamo a 12. Guarda, la faccio perché l'Atletico Madrid sta vincendo 2-0 con la Juve. Grazie, Corotti. Anzi, sono contento per due motivi, perché la Lazio ha perso contro il Siviglia oggi. È vero. Tutti quanti team run, nessuno team cerchio qui, che tristezza. Fatti due domande. Marco, hai stravinto la prima partita, non hai fatto altro che vincere, quindi devi solo stare zitto. Scusa. Ah, adesso sono cambiati gli ordini. Sì, sì. Marco, Mase, Squeezy e Run. Quindi, no, fatemi venire lo strabismo di Venere se volete vedere le cose belle, o uno strabismo classico se volete vedere le stronzate. Io ho un terzo occhio, invece. Ah, sì? Io ho un pisello. Adesso qualcuno deve dire che io ho vomitato una volta. Io ho lungo la doppia. Davvero? Sì. Ah. Ah. E io ho un osso in più nella caviglia, ok? Ok, Vito. Io ho una costola inclinata verso l'esterno. Io ho l'orecchia sventola. Ah! Io ho visto Marco nudo. Non so come è caduto. Oddio! E questa era la reazione per Marco nudo? Vaffanculo, mi è caduto un pezzo. Ah, sì, mi dispiace. Ma a me no. Ah, ok. Anche perché è stata una cosa reciproca, anche tu mi hai visto nudo. E ti sei sentito talmente in imbarazzo che non sei potuto affacciare. Ma scusa, ma scusa! Affammocco! Mi si è emozionato. Vabbè, ok, fantastico questo, veramente. Ragazzi, devo fare una cosa che, mamma mia, vediamo cosa ci riesco. Merda, ci stavo però. Se avete visto, potete capire la figata che sto per Marco, fare. Se mi esce questa, giuro che, mamma mia. Sì, ma non ha senso cadono, ma scusate. Giuro che, mamma mia, oh. Vabbè. Mamma mia, amici. No, questa mi cade malissimo. Ma no, perché? Ma sono so che è andato perché mi cadono i pezzi a caso. Squisi questo colpo di testa. Wow. No, non lo metto sul pezzo di pezzo. Amici, avete visto cosa è successo alla mia torre? Ci provo. Ah, bella mia. Quel pezzo di merda. Affanculo. Amici, mi sono caduti 8 pezzi, amici. Siamo caduti. Hai vinto. Amici, 8 pezzi sono caduti. Perché anche se si perde non si cambia mai. Bella, Artyon. Sacco di baci per te. Infatti sono arrivata quarta. Artyon, sei contento? Aspetta, ma cos'è una tragedia? La mia torre che si è distrutta in 1000 pezzi o Squeezy che è arrivata quarta? Ti vedo la tua torre. La tua torre, la tua torre. Ah, ormai del Dio che arrivo quarta non è più una disgrazia, no, di no, no, infatti è proprio distrazione, è la normalità. Ah, perché ha scritto prima, me ne sono perso il momento. Io sono interista, come vi permettete, non mi toccate l'Inter, bastardi maledetti, vi mangio l'etere proprio. L'Ethernet. Mangio l'Ethernet. Che simpatico. Squeezy, allora. E allora io ho detto l'etere, però vabbè. Sto pianoforte me lo azzicco nel culo. Stessa cosa. Problemi, Mase. Problemi? Affanculo. Io ne ho tanti di problemi in questo momento. Primo passo è riconoscerlo. E anche l'ultimo passo. No, l'ultimo passo è arrendersi. Oh. L'ultimo passo è morire, Mase. No, l'ultimo passo è arrendersi. Coglimi la cheat, squì. No. Ok. Io non ho capito la git, ma mi fido. Figli miei, io faccio quello che posso. Oh, vaffanculo, sì! Ho sbagliato ad usare il flash! Lo dice? Il flash, che stai giocando il flash, a LOL? Che stiamo giocando a San LOL? Il San Andreas, che stai dicendo, Masi? Il vaffanculo lì, il coso. Il vaffanculo, eh? Il... Alice! No, sì! Il... Prendi... Calma. Allora, il... No, sto perdendo. Il... il fulmine, la saetta. Pegasus. Ok. Si ricomincia da zero. Sta per cadere anche la mia. Scusa, tranquilla. No, sono... D'Artagnan. D'Artagnan. Ah, troppo veloce. Sparta sui tetti. Mannaggia da Katie. Ma povero.
Guarda, ma sto vincendo, io sto rushando a vuoto. Niente ragazzi, Ran la vince questa. Ciao ciao Morenix, ciao amore. Sì, la torre Mase, comunque no che non lo sono. Squisi, devi credere in te, nelle torri. Credo nel potere delle torri, Arthur, credo nel potere. Ma anche le torri più belle cadono amici, quindi. Che esatto. Senso ha? Siamo in 15. Cos'è? Intanto. Normale. Salve, signori 15. Ma salve, Salvino. No, normale la cosa. Wow. Normale la... Perché io devo iniziare normale, sempre con questi cubi del cazzo? Ah, adesso voglio battere Marco a sto giro a questa modalità. Dai, voglio crederci. Sono... Ci voglio crederci, Marco. Io ci voglio ci credere. Voglio crederci. Porca puttana, che pezzi di merda, fatto, però, ragazzi. Non mi è venuta quell'idea. Ma perché questo pezzo di merda? Eh? Eh? Stronzo. L'ho detto prima io, Ran. Sorry, non ci sto. Mi ignora pure, mannaggia il Kaiserslautern. No, basta. Oh. Semplicemente sono solo. Ah, hai capito. Dove lo metto? Perché conosco due persone che sono amiche tra di loro. No. Una è sorda a destra e l'altra è sorda a sinistra. Quindi se si mettono sbagliati non si sentono. Esatto. Ai campi della Zona Campanica cerchiamo sempre di non metterci nel loro mezzo se sono messi sbagliati. Beh, io prevedo un matrimonio felice. Marco, prova a premere quella maledizione. Provaci Alice, soltanto. Alice, io ti veramente secondo te la premo. Cioè, è veramente Alice, guarda l'altro potere che ho secondo te. Scusami, Beh, Marco, puoi sempre miscliccare. Ok. Come no, fatto non cadere! Prima io? Stavo andando così bene. Vaffanculo. Tira la freccia, copa la veccia. Chi lo sa? No. Ma strozzante. Allora, se perdo, vi porto! All'inferno con me. No, ragazzi, ma come? Ma come io contro Marco? Ma quando? Non ti disperare. Ah! Ho sbagliato. No, ti prego, no. No, te lo sto per finire, Alice, no! Era la prima volta che la finivo. Ti odio. Scusa Marco, come cazzo ti permetti di dire una cosa del genere? Mi odi? Hai vinto! Porca di quella puttana, hai vinto! Adesso devi stare muto! Cazzo, devi stare muto! Alice? Stai zitto! Che tipetto d'arte! Ma ci sta il flash! Cubo di mammeta però! Dai, cazzo ci faccio! Vale, no? Quanto. Io perché non sono uscito e mi sono andato a scopare una deficiente? Perché? Che brutta cosa da dire, ma è la verità. Perché ti vuoi bene, caro Marco. Mannaggia la miseriaccia. Ti mancavamo troppo. Voglio più bene a voi che al benessere del mio fallo, vi dico solo questo. Beh, meno male, dai. Ma come, ma sei altri sei maschioni nel nostro gruppo che ti vorrebbero tanto bene al tuo fallo, scusa. Quando li vedo potremmo fare questo. Perché scoprire deficienti, base? Perché pure loro meritano del buon sesso, no? Cioè, sono tanto le donne intelligenti, ma bisogna che è questo sessismo intellettuale. No, perché l'ho cancellato? Ci stava! Sono una cogliona! Come prevedo tutti pari. E uno che vince di uno. No, tu vinci. Tu vinci, Marco. Ah. Vediamo. Vaffanculo, io sono l'ultima. Non sembrava. Ta-ta-ta. Tin-tin-tin. Quindi la Ran deve vincere e Marco non deve fare almeno terzo. No, sì. Se arrivo seconda, facciamo. Capire qua la sfida dei Grissini qua. Come l'hai vista, sembrava la carità. No, ma al massimo, come Marco? Al massimo la carità me la fanno. Però c'è anche da dire che se una ragazza me la dà la sera che la conosco, io due domande sulla mia esistenza me le farei.
No, Nemi, si chiama divertirsi, dai, ma si, si io qualche volta mi diverto. Ultimamente passo più tempo a divertirmi che a fare altro, però questi sono, fatti di vita che non sono argomento da live. Sono solo parole. Esatto. Come erano? Eh sì, le nostre. Le nostre sono solo parole. Ok che sono vecchia, però... Con sì, ma fa ridere come cosa... Ecco, Marco, un missile è stato quest'uomo. Marco, che cazzo è? Marco, che cazzo è? Alice. È un fallo fatto di che bello, psicolorati. Perché Artyom non è il mio psicologo che dice: ma se tu lo fai perché sei generoso, l'egoismo ti fa così repulsione da donare il tuo fallo alle più bisognose. Ayrton, tu sei veramente un uomo vero. Un uomo retto. Oh no, ci sono altri 4 minuti. Dai. No, no, vi prego. Dai, questa agonia non vuole finire. Io giuro di aver visto prima l'orario era 22:58. Oh no. Mi stanno tornando cose brutte. Io sono fermamente convinto che se dovessi morire finirò in un LAN party di Tricky Towers Infinite. Che mal di testa. Con un esercito di run che ti guardano e fanno: no, dai, Mazze, ma non lo cancellare, dai. Esatto. Quello è il mio inferno personale. Vabbè, non sei contento di avermi all'inferno? Boh, Eran, sei contento di lavorare all'inferno? Poi non so se pagano bene. Ma tanto so che ci finirò, quindi ormai. Ma tanto tu sei vale. Tu sei, tu sei quella che è quella, diciamo, da un punto di vista etico, morale, no, religioso. Religioso, però con liturgico, dopo si dice liturgico, sei quella più retta. Liturgico, sono preso la messa. Ma questo al capo non cazzo è capito. Ran, non vorrei dire che quello sarebbe già abbastanza come motivazione, però non lo dirò. E che cazzo, Marco, due pezzi, puttana la vita. Ma quello, mi sono condiviso dei pezzi completamente random, considero. Ma Marco, ma no, no, stavo facendo una bella torre, ma... Per una volta che costruisco qualcosa di decente nella mia vita, tu me lo distruggi. Nemi giustamente dice: Ran, se non ci sei in paradiso, chi è degno? Ma tutti gli altri sono degni. Questo grandissimo cazzo. Lo immaginate che all'ingresso del paradiso c'è un gigantesco fallo? Tipo una statua, come di esso grandissimo. Con sotto la frase: non ho superato la fase anale freudiana. Ai ai ai. Ah, pensavo con sotto la frase: ma non ho passato la fluido di anale. Marco. Vabbè, Marco, stronza, sì, ma non fino a questo punto. Poi queste battute, cioè, sono delle piccolezze proprio, cioè, da una persona che non è brillante. Io voglio essere brillante nella vita. Scusami. Infatti spesso sto zitta. Ma dai. Oh, ok. Questo era quasi un orgasmo, però. Sì, tantissimo. Scusate. Io non posso fare le run di Tricky e avere un'erezione, perché vado in confusione dopo. No, scusate, ma... Beh, niente. Ma non ho capito cosa si è piegato quel pezzo. Erezione, si è emozionato tra la tua torre, Marco. Io non ho capito bene cosa è successo di fronte. Guardate la live, guardate in cosa ho fatto quel simile orgasmo, che in realtà non era un orgasmo. No, non lo era, era un tentativo di far tenere sulla torre con le intenzioni. Ecco, appunto. Con l'interiora. Ormai è un testa a testa tra me e Marco. Sì, che pisello fortissimo. È caduto il pisello. Mannaggia la miseria. È colpa mia. Il mio si è messo storto. E adesso è caduto. Ma sì, ma come lì? Ma dai, ma dove? Un pisello storto. E niente. Beh, vuol dire che è un pisello vero. È vero. Ma perché non ha fatto il bene la roba? Perché è degno dei miei? Perché? Perché? Perché sta crollando un pezzo di pietra? Perché era un pezzo di pietra. Anche le cose più dure crollano. Era un po'. Pietra pomice. Cosa? Non ce la faccio, amici! Non ce la faccio! Non so, amici, io...
Sono un coglione del solito oggi. Amici, io non lo so, pensavo che... avevo la vittoria in tasca, era fatta. Io... Con che torre? Io non lo so cosa è successo. Ma se non puoi essere una torre anche in Riel. No. Ero sicuro di averla persa questa. Ma se... No, Ayrton, io sono dell'Inter. Cazzo me ne frega che i gol passa alla Juve. Cioè... di nuovo sì, simpatizzo Napoli, ma non mi sparo in bocca per ste cazzate. Capirai. Inferno e sei cardi passa la cazzo di Juve. Che la vita fa così schifo. Adesso copio Marco. Ci provo, dai. Cioè, per forza così devo fare. Non è che c'è stato tanto da fare, eh? Allora. Guarda che l'ultima volta ho copiato questa tua mossa. Mi è andata di merda. Adesso non deve andarmi di merda. Alice, io sbaglio. E mi è andata di merda. No, no, vabbè. Marco. Cosa sto vedendo? Marco. E ragazzi, ho Marco. No, basta. Basta, la vita fa schifo. Ma. No, chi è il secondo? Andate a fare il culo! Squeezy vuole guagliare Luca nei tempi d'oro. Guarda una roba. Questa è stata la mia torre migliore. Era normale. Cosa normale, normale. Più storta che io abbia messo in piedi. E niente, che sarebbe molto aperto a brutte cose dopo i sensi. Lasciami doppi sensi ai momenti da doppio senso. Ora devo battere De Mar. Ma perché ci sta sempre confronto? È perché tu sei tu il primo, io sono il secondo, quindi se devo battere te, Marco, purtroppo le situazioni implicano queste cose. Voi state guardando la mia torre. Ran, l'ho vista di sfuggita. Ran, veramente... sto guardando la mia, perché ultimamente mi sto confondendo così? Con chi? Perché tanto io, cioè, sono acque internazionali per voi, cioè, veramente, non so... che bella frase. Ormai io sono acqua internazionale per voi, è bellissima. È bellissima questa frase. Non è così. Però in realtà, cioè... Sappi che sarà il tuo epitaffio. Alice alias Squeezy alias Ran alias Cecilia alias Mase. E poi c'è una frase... alias acqua internazionale. Per voi ormai sono acqua internazionale. Scheletri del culo, mannaggia il cazzo. Io ho lasciato quel pezzo. Vi devo venire a mangiare nel culo. Andate a fanculo, vaffanculo. Basta! Marco, vai, chiudi la... Fai il terzo. Tutto. Marco ha fatto la pussy, ha scelto il cuore. Ho perso. Io sono sempre i tempi d'oro, Luca. Luca, il giorno in cui diventerai vecchio decrepito. Marco ha vinto, è stato bello. Non è stato bello, Ran. Non è stato bello manco per il cazzo. Non è stato bello. È stato devo una merda. Per questa partita e Marco deve fare quarto per poter avere ancora una chance di vincere. Va bene, cosa ci possiamo fare? Non si può vincere per sempre. Acque internazionali Cheddar, grazie ragazzi, Ayrton che ribadisci il concetto. Ma le acque internazionali sono belle, i pirati ci fanno le feste, i combattimenti tra galli. Non è tanto bello per una ragazza. Perché tu la vedi la stai vedendo sempre nel modo sbagliato. Stai vedendo il bicchiere mezzo stupro. Perché è l'unica cosa a cui riesco a pensare questo gioco di merda. No, scusi, ma noi non vogliamo stuprarti. Vogliamo soltanto fare cose illegali nelle acque internazionali. Tipo i combattimenti fra scimmie. Brutta cosa. Ma se stai dicendo che sono una scimmia. Ti ho dato della scimmia, no? Ho detto che voglio fare combattimenti tra scimmie. O comunque combattimenti tra animali. Tipo, te immagini una scimmia con un coltello contro un maiale con una mitragliatrice? No, non me lo immagino, però potrei iniziare. Vuoi forse dire di non voler vedere una cosa, una magnificenza del genere? Effettivamente. Dai, Marco, arriva quarto! Che palle! Zitto! Sì, è arrivato primo. È una big citazione dei Simpson, ma... Gigantesca la citazione dei Simpson. In cui ci sono le scimmie che combattono. Oh, Mase. Marco. Oh, Marco. Oh, Marco. Sono arrivato davanti alla porta della principessa. Ho aperto la porta e ho visto che stavi stia a scopartela. Questo è successo. Ah.
Ragazzi, vi prego, ponete fine a questo scempio. F4, metto i problemi tecnici perché sono sempre belli da vedere. Ma c'è poi la musica. Nel mio cervello ci sono i problemi tecnici in questo momento. Io disinstallo ancora una volta Tricky Towers. Dai. Ragazzi, vi ringrazio per essere passati e averci fatto compagnia in questa ora esilarante. Ma che dico esilarante? Userei anche una dire merda. Leggermente oserei dire divertente. Esilarante. Una merda. Di Tricky Towers con Unicorgi. Però vi siete divertiti tanto quanto si è divertito Mase. Io mi sono divertito. Ho cercato di non inveire troppo contro il signore. E del piano a sinistra del ancora, mio. Grazie mille per essere passati. Grazie a Squeezy per aver comunque volevo farvi sapere che la musichetta funziona ed è la musichetta degli ascensori. Che bello. Quindi ripeto, grazie mille per essere passati. Vi avevo promesso che avrei fatto la live di Spyro, ma sono veramente cotto, quindi lo finirò sabato mattina. Cioè, Marco è cotto, noi ricordiamoci che supportiamo solo il prosciutto crudo di Parma. Esatto, sì. Sì. Grazie, Dado. Figura. Volete dire qualche altro saluto? Ciao mamma, sono su Twitch, lo so, speravi di stravare per comando. Portalo a scrivere con un. Ma perché voi dovete sottolineare queste cose? Ma voi mi volete male, stronzi. Vaffanculo. Voglio spezzare una lancia in favore di Squeezy. Vai, Marco, scrivi Instagram. Ho scritto c'è Antolas. Ho anche sbagliato. Niente, si autoelimina già da solo. Marco, scrivi un attimo Instagram senza guardare. Ok. Aspetta, non fammi cancellare. Aiuto. Ah, questo qua è il social che uso in Molise, è Instagram. Aspetta, fermi tutti, dimmi un'altra cosa che devo scrivere senza guardare, vediamo se ci riesco. Cazzo YouTube. Oh, ma vedi, scrivi Marco, Pornhub. Pornhub, Marco. Facile, no, dai. Dado, così è facile, no! Però no. Pornhub così. Questo perché di solito a Marco piace Blizzard, giusto? Sì, vabbè. Blizzard! Amici, io direi che Marco. Vabbè, ragazzi, se prego, di questa live. Io Marco, mi seguo su Risa, lo sapete tutti. E sì, che l'ho anche pensato, Franzers, ma poi ho detto Blizzard lo stesso. Non lo so perché. Va bene, ragazzi, per questo video. Marco, vedi che ti faccio vedere la live. Buonanotte. Buonanotte.